RadioMicro.com. La questione, i due problemi che avevamo l'altra volta, che erano appunto il cellulare e il RadioMicro.com. Uno, devo dire che l'hanno risolto in modo interessante. L'idea che lui possa, l'idea dell'incendio, dell'allarme, la cosa non è male. Lui quello che di solito fa i casini. Non è male come struttura, nel senso che è molto credibile questa cosa, quindi è un buon modo per risolvere il problema del cellulare. Idee, ragazzi? Idee? No? Niente? Che poi c'è un'ombra. Sì, ma quella parte lì abbiamo un po' esagerato, anche perché in questa stanza c'è un cellulare per persona, pensa a tagliare il cellulare di una scuola, appunto, che ci vuole un camion. Cioè, è veramente difficile. Poi la classe quando farsi una fare fare della classe. Ah, bello. Ma anche tu, nella nostra casa siamo in 27. Mi viene sicuramente Violetta. Cioè, proprio immediatamente. Violetta. Io tanto mi sta la serie televisiva. Che non si può guardare. Proprio. Ti sembra una cosa funzionale così? Credo che sia un po' poco credibile il fatto che gli rubano tutti. No, tutti i telefoni non sono d'accordo. È un po' complicato ed è proprio difficile da credere, bisogna lì trovare, però fin lì, che è il momento in cui noi avevamo il problema, cioè come il problema era, come filare bisogna sotto il banco perché stanno evacuando la scuola. Però quello è un po' perché? Non capita tutti i giorni che sì, una nell'anno scorso l'ha fatto. Vabbè, però nella scuola io diciamo che almeno tre volte all'anno no, infatti questo è un po' troppo cioè dovrebbe inserirlo prima. È troppo... Che dia dell'inizio. Stettino un secondo, andiamo avanti. Calma. Sì. In realtà qui il problema è che anche qui mancava il meccanismo, perché qui guardavano le telecamere. Esatto. Di sorveglianza. Che è un po' un meccanismo, sarebbe più... A me piace più quello della barba, devo dire. Allora, se vogliamo. Come facciamo? Come vogliamo proseguire? Perché? RadioMicro.com. RadioMicro.com.